Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Buonasera a tutti e ben ritrovati con le sessioni del venerdì della nostra Trading Room. Come ogni venerdì insieme a noi il nostro top trader Lorenzo Lanari, oggi parleremo di analisi volumetrica in relazione al settore degli energetici. Buonasera Lorenzo e benvenuto. Ciao Samuele e buonasera a tutti. Allora, la scaletta di oggi prevede due argomenti. Andremo innanzitutto a parlare di un possibile short su uno spread riguardante l'heating oil, quindi il gasolio da riscaldamento. Per questo parleremo di mercati energetici, andremo anche a dare un'occhiatina al petrolio. In particolar modo faremo un'analisi dei volumi dei due sottostanti per vedere se effettivamente riusciamo a tirarne fuori uno spunto operativo e se ci danno una mano ad ottimizzare il nostro d'ingresso. Dopodiché andremo a parlare di trading intraday, a vedere i trade log di un paio di giornate di questa settimana, vedere che cosa si può fare anche avendo a disposizione poco tempo, quindi avendo un altro lavoro, altri impegni, e ricordando che poi a settembre ripartirà la masterclass intraday. Io Samuele mi prendo il monitor. Vai pure. Ok, dovresti vedere il mio schermo con il grafico del petrolio. Sì, lo vedo. Ok, perfetto. Allora, vediamo prima il petrolio e poi l'heating oil. Una rapida spiegazione di che tipo di grafico è. Ogni istogramma bianco e grigio, quindi quello sulla destra, rappresenta una sessione di trading. Quegli istogrammi là sono i volume profile, rappresentano praticamente gli scambi per livello di prezzo, cioè dove la pancia è più ciccia, tra virgolette, ci sono stati più scambi, dove il profile è più sottile, ci sono stati meno scambi. Da notare come spesso dove il profile è sottile, il prezzo tende ad accelerare, dove il profile è più corpulento, il prezzo tende a stazionare in trading range. Qua siamo sul future del petrolio, scadenza ottobre 2022, quindi la vita del future terminerà verso fine di settembre, per farvi vedere che siamo tornati in prossimità dei massimi più recenti, quindi massimi di agosto, in area 95. Dopo una, due, tre giornate di forte rialzo con aree di valori che sono le parti più chiare del profile in crescita, POC crescenti e chiusure crescenti, ieri abbiamo avuto giornata di forte assorbimento volumetrico sui massimi al di sopra di area 95, poi con l'apertura della sessione americana, vediamo quale candele rappresentano ciascuna un'ora di negoziazioni. Quindi con l'apertura delle 15 della sessione americana è iniziata una discesa con il mercato che ha chiuso sui minimi. Ora area 95 quindi si configura come un'area nel breve termine di possibile resistenza. Vediamo queste linee sotto, proiettate grigie e sottili, sono i livelli derivanti dal volume profile, quindi gli estremi dell'area di valore o il POC, quindi il point of control, delle sessioni precedenti che non sono ancora stati ritestati. Normalmente quando il mercato si fa una bella sparata in una direzione e trova un muro, diciamo una resistenza, come ha fatto ieri in area 95, poi nelle sessioni successive almeno un paio di questi livelli torna a testarli. Quindi è possibile che nei prossimi giorni ci sia uno storno del mercato energetico. Attenzione che ieri e oggi c'è in corso il simposio di Jackson Hole, che è un appuntamento molto osservato dagli investitori di tutto il mondo, per cui io aspetterei lunedì a prendere posizioni sul mercato, quindi lo spread che vedremo poi eventualmente lo metteremo a mercato settimana prossima e vi aggiorneremo nella prossima sessione del venerdì. Andando a vedere l'heating oil, è interessante notare come la salita relativa dell'heating oil rispetto al petrolio, essendo ovviamente l'heating oil un materiale che parte dalla raffinazione del petrolio e di conseguenza essendo due mercati molto correlati, in realtà è salito molto di più, cioè ha frantumato i precedenti massimi di agosto. Però in prossimità di area 4, quindi facciamo sempre attenzione alle cifre tonde,
sull'itinoil tipo 4, 4,5, 3, perché molti investitori istituzionali si piazzano in prossimità di quei livelli. Vediamo che la situazione è analoga, cioè ci sono stati diversi giorni di espansione rialzista. Il 24 di agosto una giornata a range piuttosto ampio, vedete sotto il profile c'è il numerino con la R, che è il range di giornata. Vediamo che mentre le giornate precedenti era di circa 0,11-0,13, il 24 è stato di 0,20, cioè c'è stato un forte aumento della volatilità, tutta espressa al rialzo. Nella giornata di ieri, poco posizionato in alto e col cash aperto a ribasso e chiusura sui minimi. Quindi anche qua area 4, area di possibile resistenza. Quindi potrebbe essere il momento giusto, magari non oggi per il motivo che dicevamo prima, ma la prossima settimana, per fare un ingresso su una nostra vecchia conoscenza, uno spread che avevamo già trattato precedentemente, che è praticamente la combinazione del future di gennaio con quello del future di febbraio 2023. Si va short, quindi si vende gennaio. Si ricompra a copertura febbraio. Lo spread è arrivato in prossimità dei massimi fatti a giugno di 0,10, che sono anche, come si vede dal price continuous qua all'interno di Alpha 4 Charts, i massimi storici, cioè il livello più alto mai toccato negli ultimi 15 anni dalla combinazione dei due futures. Per cui ovviamente questo spread, godendo di una correzione del sottostante, perché quando diciamo vendiamo la gamba frontale, se il sottostante scende, tendenzialmente lo spread tende a correggere, potrebbe essere maturo per un nuovo ingresso short. Vediamo qua sul grafico stacked che negli anni passati, però, fino a metà ottobre tendenzialmente tende a salire per poi riscendere fra ottobre e novembre. Quindi aspettiamo un segnale tecnico d'ingresso e quando ci sarà entreremo e ovviamente aggiorneremo tutti quanti. Insomma, però abbiamo visto come fare l'analisi del sottostante ci può aiutare un attimino a capire insomma, se è il momento o meno, perché vediamo che nelle 3 giornate scorse, mentre il sottostante saliva con forza, con volumi crescenti, massimi e minimi crescenti, aree di valore che si espandevano verso l'alto, anche lo spread oggettivamente è salito, quindi insomma ci ha aiutato l'analisi volumetrica fino ad adesso a non entrare in posizione, già è un successo perché se fossimo entrati 2 o 3 giorni fa saremmo già in forte perdita. Lo terremo sicuramente nella watchlist e assolutamente d'accordo con te, anche tra l'altro non è questo uno spread leggerissimo, sia dal punto di vista di margini che No, di è bello escursione volatile, economica, è bello faccio vedere che da volatile. dove siamo adesso ai massimi precedenti, sì, Devi spostarti un pochettino, bravissimo, ok, eccolo qua. sono circa quasi $600 di controvalore, per cui è ovviamente uno spread volatile, volatile ambo i lati, cioè come può andarci contro, ci può anche andare a favore, per cui se riusciamo ad avere un buon timing di ingresso con un rischio, non dico basso, ma relativamente contenuto, poi possiamo avere un ottimo risk reward, perché dovessimo tornare da 0,09 anche a 0,05, ogni punto sono $420, sono $1.600 abbondanti di possibile gain. Quindi, insomma, è ovviamente un'arma a doppio taglio la volatilità dello spread, però se si riesce ad ottimizzare il timing d'ingresso, poi si possono fare belle cose. Lo terremo sicuramente monitorato, Lorenzo. Allora, passando al secondo argomento della giornata, vorrei un attimo mostrarvi i miei trade log di questa settimana. Sono riuscito a tradare lunedì 22 e poi ieri 25. Allora, questo è il trade log di lunedì. Ho tradato al mattino. Si potrebbe dire come mai al mattino hai tradato il Nasdaq, instrument NQ, perché con la volatilità che c'è nell'ultimo anno praticamente si muovono molto e bene anche al mattino i mercati azionari americani. Essendo più liquidi e conoscendoli proprio io meglio come sottostante, perché li seguo da molti più anni, mi trovo più a mio agio rispetto ai mercati europei, che sono anche più lenti, tra le altre cose, per cui ho deciso di tradare sottostanti americani anche al mattino. Quindi sono partito con una loss e poi ho recuperato, insomma, ho chiuso con un discreto profitto per la sessione, ma quello su cui volevo focalizzarmi è il fatto che
I trade durano pochissimo. Ora ho fatto uno screenshot dove non si vede perfettamente l'exit time, purtroppo, ma assicuro che nessun trade dura più di un paio di minuti. Quindi, che cosa questo ci permette di fare? Ci permette di vivere il mercato con molta serenità, nel senso, entriamo in mercato con i bracket attaccati e che vada bene o vada male, entro un paio di minuti conosciamo le nostre sorti. Spesso in realtà è molto meno, Samuele può confermarvelo, di un paio di minuti, cioè ci sono trades che durano 7-8 secondi. E Assolutamente. ovviamente bisogna essere rapidi ad entrare e a prendere le decisioni, però questo è il trade log poi di ieri, cioè avendo 40-50 minuti al giorno e sapendo quello che si fa e facendolo soprattutto con costanza e disciplina, che sono le due qualità più indispensabili per far trading a livello intraday, ci si possono togliere delle buone soddisfazioni. Questo è ieri pomeriggio, vedete ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades, di cui uno chiuso io praticamente in pari con 5 dollari, un altro il leggero loss e poi tutti i gain fatti nell'arco di un'ora. Quindi, insomma, l'invito è per chi fosse interessato a questa operatività, quello di innanzitutto, con il link in descrizione, andare a vedere il materiale formativo gratis che vi mettiamo a disposizione, che vi introduce all'operatività. E poi, per chi è curioso, insomma, può venire a vedere quello che facciamo nella masterclass e nel live trading, che ripartirà a settembre. Quindi, ci sarà, diciamo, all'interno della nostra Academy tutti i contenuti didattici, le registrazioni per chi non sarà in grado di seguire le nostre dirette nell'orario in cui saranno trasmesse. Ci sarà del materiale di supporto, quindi file Excel per ottimizzare il money management, per registrare i vostri trades. Soprattutto ci sarà la possibilità di confrontarsi sia con noi che con chi come voi deciderà di seguire il percorso. Quindi ci sarà un canale Discord dedicato dove potrete pubblicare i vostri trades, fare domande, vedere che cosa fanno gli altri e vedere anche che cosa facciamo noi, perché pubblicheremo i nostri trade logs e i nostri esempi di trades. Ma soprattutto 2 volte alla settimana ci saranno dei webinar dove faremo live trading, dove faremo anche formazione live, cioè non solo fare vedere che cosa facciamo, ma vi spiegheremo perché lo facciamo e in modo tale da, diciamo, tradurre la teoria in pratica per osmosi, no? Facendo vedere quello che uno fa, spesso come dire, si trasmette meglio il proprio sapere rispetto a fare un video registrato e metterlo là e lasciarlo a disposizione dell'utente che poi deve interpretarlo. Quindi, per chi fosse interessato, l'invito è quello di scriverci via mail a info@alphaforall.com e vi daremo tutte le informazioni necessarie al percorso. Ottimo, ottimo Lorenzo. Io voglio ricordare a tutti, oltre alla Masterclass Intraday, e anch'io vi invito ovviamente a contattarci per ricevere maggiori informazioni, quelli che saranno i nostri prossimi appuntamenti settimanali. Lunedì ovviamente saremo in diretta con la Trading Room alle ore 19. Ricordo anche a tutti che da settembre, ogni lunedì, partirà il nostro Investors Club, che è un diciamo, percorso che ha la durata di un anno ed è incline a quelli che sono, diciamo, degli investimenti comunque con un'ottica di più medio-lungo termine, quindi differente dall'intraday, ma altrettanto interessante. Troverete anche di questo il link in descrizione a questo video. Martedì il Trading Club Pro Opzioni, mercoledì sempre alle 19 in diretta con la nostra Trading Room e il Trading Club Pro Spread, giovedì le azioni e venerdì ci risentiremo con Lorenzo, monitoreremo il nostro spread di HO, se ci avrà dato, diciamo, qualche segnale per poter valutare effettivamente un nostro ingresso a mercato. E ricordo invece a tutti gli amici del nostro canale YouTube di iscrivervi alla nostra Academy per poter partecipare in diretta alle sessioni come queste della nostra Trading Room. Grazie Lorenzo per il tuo intervento e sempre per le tue ottime analisi. Auguro un buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì. Grazie Samuele, ciao a tutti e buon weekend. A presto.